Sì? Signore, al telefono. In cabina, prego. Credo sia la signorina Bernardi. Pronto? No, no, dove sei? Sono qui a casa di certa gente, ma mi sto annoiando, perché non mi passi a prendere? Adesso, subito? Sì, dai, vieni, ti aspetto. Se vuoi, dammi l'indirizzo. Ornella ha cambiato idea. Così ha mandato a me. Non ti dispiace mica, vero? Scendi. Cos'hai? Non ti sto bene. Lei mi ha sempre detto che io ti piacevo tanto. Ti ho detto di scendere. E dai, vieni. Divertiamoci un po'. Ma dov'è che vai? Come stai adesso? Meglio. Molto meglio. Perché non ti sei fatto vivo quando sei uscito? Cos'è? Un rimprovero? No. Soltanto che non è stato molto carino venirti a trovare e scoprire che eri già stato dimesso. E che dovevo fare? Una conferenza stampa? Ma no, certo, ti capisco. Però potevi aver bisogno di qualcosa e io magari... Silvia, no. Scusa. Ah, è bello qui. Hai fatto bene a venirci. E a chiedermi di raggiungerti. C'è pace, calma, silenzio. Non c'è nessuno a perdita d'occhio. Ho sempre amato le spiagge deserte. Hai lavorato recentemente? No. Ma ho avuto un sacco di offerte. Vorrei tanto fare un buon film. Non quelle porcherie che mi propongono. Ehi, perché non scrivi tu una storia per me, eh? E quale? La nostra? No, la nostra no. Hai ripreso a scrivere? Beh, sto cercando di farlo, ma non è che sono tanto convinto. Mi fai leggere qualcosa? Cos'è questo interesse improvviso per quello che scrivo? Mi sono sempre interessata a quello che facevi. Eri tu piuttosto che mi consideravi una... E ti consideravo una cretina. Sì, lo pensi sempre? Sì. Ah, sì? Ah, è bello scoprire che non sei cambiato. Sei sempre il solito matto. Scusami. Matto, matto, matto. Dillo pure, fa parte del vocabolario. Che periodo terribile. Meno male che tutto è passato. Passato, dimenticato, cancellato, guarito. Com'è col sole qui? Splendido. Ho voglia di fare il bagno, di abbronzarmi, di rilassarmi. Fabio, posso darti un bacio? Sì. Lo sai, avevo tanta paura che mi dicessi di no. Silvia, lo desideravo anch'io. Veramente? Pensa, erano 5 mesi. Dall'ultima volta che ci siamo baciati, fin da quella... Già, da quella notte. Dai, andiamo. Lei non è niente male, eh?
Sì, però è più bella al cinema. Secondo te l'ha fatta arrivare lui o è arrivata così per caso? Boh, che mi frega. Beh, però è sexy, eh? Sì, tutta donna, proprio da letto. Sai che battaglie queste notti? Senti, per me se lo può mettere pure in cornice il grande amatore. Tanto, per quello che vale. Non mi convinci mica, sai. Allora guarda, non hai capito proprio niente. Meglio fatti un vestito a te, guarda lì. Ciao Fabione! Poi Fabio, ragazzi, ci ha sempre avuto le donne migliori, eh. Mi ricordo ai tempi di Brera, c'aveva una, come si chiamava? Tempi passati. E ora per Baco c'ha questa qui che... Questa Silvia, capito? Ma che donna! Non è vero, Claretta? Sì, è una bella donna e poi ha la sua personalità. Una donna semplice. Dicono che è l'attrice che ha la spissa sotto il naso. Questa qui ha la mano. A momenti ci dava le caramelle alla Biordella. È cheap. Eh? Cheap. Ma cosa è? Cosa dice? Uno passa la vita a fare sacrifici per far studiare i figli e questi qua no, non ci capisco niente. Mi fai fare la figura dell'ignorante e traduci. Cheap, a buon mercato. Ah, cheap, non si può mica mercato, tradurre. Eh? Signorina Silvia, ha mangiato bene? Sì. Guardi che se non la trattano bene ce lo dica Nino, eh. Il Nino compra l'albergo e porta il personale ai lavori forzati della sua fabbrica. Vedi, Nino è un timido. Perché non vi date del tu? Posso? Ma certo. Allora Silvia, guarda, ti devo dire che sei una donna coi fiocchi. Grazie. Te lo dovevo dire, eh. Adesso vi lascio andare. Probabilmente avete da fare qualcosa. Ma uè, domani notte, Fabio, ho un programma in testa favoloso. Il tuo maturone ti snobba, eh? Ma piantala, sai quanto me ne frega di lui. Posso proprio farne a meno. Sarà, ma da quando è arrivata quella Silvia Ligio che ti sono finiti, no? Senti, guarda, che se soltanto voglio, posso farli ricominciare anche subito. Non ci credo per niente. Scommetti? E dai. Vuoi vedere come corre? Pronto? Pronto? Mi passa il signor Laurenzi, per favore. Attenda, prego. E allora? Era lei, con voce languida. Lasciamo che si sfoghi, poveraccio. Ma come sei generosa. Perché non mi hai lasciato comprare quella terracotta? Perché era di cattivo gusto. A me piaceva. Sì, sembrava una di quelle cupole di San Pietro che vendono nelle fiere di paese. Ma perciò vuoi dire che ho cattivo gusto? No, solo che quella statuetta era di cattivo gusto, ma chiaro? Ma è possibile che in qualunque situazione trovi sempre il sistema di mortificarmi e mi rinfacci di non avere una laurea? Lo sai benissimo che non me ne frega niente. So esattamente quello che penso. Ah sì, e cosa penso? Tu ti vergogni di me. Senti, ricominciamo? No. Io non sono come la tua cara Milena, non ho nessuna laurea e non ho scritto nessun libro in ungherese. In armeno. Ungherese o armeno o turco, sai quanto me ne sbatto. Io non ho avuto il papà con i soldi. Io mi sono fatta da sola. Io mi sono fatta largo, a morsi e calci, caro mio. Io ho dovuto fare la scuola della vita. Siamo alle solite frasi fatte. Dico tutto quello che voglio. Finalmente me lo posso permettere. Non ho mai avuto niente dalla vita, niente. Ora sono qualcuno, anche se tu non la pensi così. Ma sì, perché siamo sempre alle solite liti? Basta. Ma sì, basta. Andiamo. Aspetta. Andiamo. Per favore, perdonami. Non devi ricominciare. Io ti amo, Fabio. So di essere gelosa e possessiva, ma Milena... Ah, no, eh? Milena, no. È una storia di 5 anni fa. 5 anni! Non so neanche quello che è diventata. Potrebbe essere sposata, suora, morta. Ma queste cose dovresti saperle bene ormai, no? Sì, è vero quello che dici, ma... Ma ti sento così freddo e distante. E io... La verità è che tu non vuoi più fare l'amore con me. E allora perché non lo dici? Non ti voglio più! Silvia, abbiamo fatto l'amore meno di 2 ore fa. Sì, sì, lo so, 2 ore fa, Fabio, ma... Vedi, solo quando facciamo l'amore riesco a sentirti mio. E tu sei l'unica cosa che ho. Fabio, facciamo l'amore, vuoi? Adesso? Ma sei matta? Sì, adesso, adesso! Guarda, vicino a quegli scogli c'è una spiaggia. Possiamo andare là e possiamo fare l'amore, eh? Fabio, ora, ti prego, subito, eh? No, per favore. Non si può. Certo. Pensa a cosa potrebbero dire i giornali domani. Arthur Miller e Marilyn Monroe arrestati a Ischia per oscenità. Stupido.